Rieccoci qui ragazzi dopo l'ultimo episodio interrotto improvvisamente dopo aver incontrato Zubat e buona Pasqua perché questo episodio dovrebbe uscire di Pasqua, ossia domenica, non mi ricordo la data precisa visto che non mi ricordo quando è Pasqua, domenica 20. Se è domenica 20 dovreste avere questo episodio, a meno che la serie di Pokémon 3D non rimanga dimenticata in una cartella sul mio desktop e non vi arrivi, non lo so, a maggio, all'inizio di maggio. Tra l'altro vi dico una cosa, per l'inizio di maggio ci dovrebbe essere una sorpresa per voi. Una nuova serie sul canale, e tra l'altro questo a rattata. Vogliamo conquistare il mondo! E hanno solo rattata Zubat. Cioè, seriamente servirebbe un randomizer, perché con rattata Zubat non è possibile. Un randomizer otterrebbero Pokémon decenti, non lo so, fare un salto di qualità e passare a Bidoof. Invece no, solo a rattata. Allora, di pioggia deve imparare Rotafuoco, quindi leviamo. Dai, attacco. No, attacco rapido no. Leviamo azione. Ma perché devono tagliare coda agli Slowpoke? A me piacciono tanto gli Slowpoke. Slowpoke è uno dei miei Pokémon preferiti. Cioè, lo uso tanto in competitivo. Un counter perfetto per Aegislash. Perché devono tagliargli le code e non li devono allenare? Cioè, seriamente, perché tagliare le code agli Slowpoke mentre potrebbero prendere e allenarli e smettere di usare schifi come Zubat e Dekans? Slowbro e Slowking sono più forti di Ekans ed evoluzioni. Cioè, non capisco. Non vedo le scale. Ah. Allora, sono in un rifugio del Team Rocket, cercando di passare furtivamente da tutti, e c'è Wade che mi chiama. Wade? Eh sì. Penso di andare al concorso di caccia insetti, non mi interessa. Cioè, fossimo stati nella realtà mi avrebbero già distrutto tutti questi. Tra l'altro, adesso cosa faccio? Devo per caso approfittare di quella scala? Come cazzo? Eccola la scala! Ecco, affrontami! Dobbiamo smettere di tagliare le code agli Slowpoke? Se ti obbedissimo, il Team Rocket, la reputazione del Team Rocket sarebbe rovinata. Tanto, non so, penso di fare delle voci per farvi capire quando parlo per me o quando parlo per i personaggi, perché qualcuno, diciamo, potrebbe non capire. Tra l'altro, Rattata usa azione con la sua immensa potenza. Mi avrà levato un PS, dai. Un HP. Zubat. Con questo colore che lo fa sembrare shiny. Basta. No, mio Dio. Basta. Confusione. Ok, confuso. Ok, bravissimo. Attaccato. E Zubat cade. Tra l'altro, quanto è suggestivo quel laghetto lì in fondo. Zubat usa Leech Life. Brutto colpo, ma sempre un HP mi levi. Brutto colpo, no. Molto utile. Di pioggia guadagna 88 punti di esperienza. E adesso è il momento di usare la super pozione. Perché è paralizzato? Non mi ricordavo fosse paralizzato, tra l'altro ho l'antiparalisi. Quindi non è più paralizzato. Slowpoke che tra l'altro dovrebbe aver tagliato. No, scusa un attimo. No, scusa un attimo. Allora, questo Slowpoke. Uno Slowpoke con la coda tagliata. Adesso non voglio sapere cos'è quello che sporge da dietro di lui. No, non voglio sapere cos'è. Uno Slowpoke con la coda tagliata, cos'è quella? È un dito con un'unghia che ti esce dal culo? Non lo so. Ehi là. Cosa vuoi? Se non ci, se interrompi il nostro lavoro, non aspettarti nessuna pietà. Ecco. Il capo del Team Rocket, un ufficiale dovrebbe esserci, e ha uno Zubat. Complimenti. Complimenti, Andrea. Cioè, almeno Giovanni ha Pokémon forti, ha un sacco di Pokémon tipo Terra, Rhydon, Nidoking, Nidoking. Un Koffing. Cioè, guardate quanto è resistente Koffing, un sacco di difesa. Sei stato bravo, ragazzino. Ma aspetta fino alla prossima volta. 480 euro. Ok, il Team Rocket è stato sciolto 3 anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività sottoterra. Adesso puoi vederci fare casino in giro. È vero, perché nella vecchia storia il Team Rocket era stato disintegrato da Rosso. Ok, parlami. No, quelle sono code, non sono diti con unghie che gli escono dal culo, cioè si vede tranquillamente dai bordi. Il Team Rocket se n'è andato, la mia schiena è meglio. Andiamo fuori di qui.
Sì, però puoi anche accompagnarmi così eviterei di incontrare mille Zubat sul mio percorso di ritorno. Tra l'altro, cos'è questo? Ah, questa era una roccia. Quella che si usa con forza. Ah, cioè, sembrava, non lo so, una cassetta di frutta. E Zubat. E con questo Zubat vi lascio perché taglio il video e ci vediamo direttamente fuori dalla caverna. Quanti Slowpoke in giro? Ne devo catturare uno. Adesso, Pokémon Market. Market, no, Pokémon Center, curiamo i nostri Pokémon. Ok, non ti dirò niente questa volta, lo prometto. Semplicemente cura i miei Pokémon. Bravo. Tra l'altro uscirà un team abbastanza equilibrato con Togekiss e Slowbro. Uno resistente agli attacchi speciali e l'altro resistente agli attacchi fisici. Tra l'altro vediamo quanto ci metterà a schiudersi quest'uovo. Cosa ti serve? Tanti repellenti. Solo spenderò tutti i miei soldi in dei fottuti repellenti. Adesso che si fa? Si va a parlare direttamente a quello che mi fa le Pokéball. Facciamoci fare qualche Pokéball speciale. Slowpoke. Ehi, Beast! Sei sembrato un eroe, sì. Mi piace il tuo stile. Sarei onorato di fare delle palle per te. Ok, mi è arrivato una Lure Ball. Ok, ti do gli Abricorn. Un Abricorn? Per favore scegli il Gigoku che dovresti usare per produrle delle Pokéball. Stupiscimi. Stai prendendo il bello momento, torna più tardi. Premi E per tornare indietro. Adesso usciamo, facciamoci un giro. Anzi, torniamo, vediamo se sono pronte semplicemente. Dove è finito? Ah, eccolo. Che casa enorme. Un po' vuota. Stai producendo le poco per il momento. Torna più tardi. Ok, andiamo a battere la palestra e poi torniamo. Di che tipo è la palestra qui? Spero qualcosa debole al tipo fuoco. Questo mi sa tanto di tipo coleottero o di tipo erba. Ah, Baxiu. Ok, Pokémon di tipo coleottero, sarà abbastanza facile. Quest'erba? No, le gemelline. Non mi ricordo che ho. Ah, dovrei avere Spinarak. Ah, mi affronta una volta le gemelline. È un buon momento per far allenare di pioggia. Livello 21. Seriamente, mi sto allenando troppo. Che cosa brutta, pensavo di fare una lotta in doppio. Forse non ci sono le lotte in doppio in questa versione. Dai, speriamo le inseriscano presto perché. O forse perché il secondo membro del mio team era un uovo? Perché non far combattere un uovo? Posso lanciarglielo addosso. Le uova sono resistenti, eh. Resistono a profondità marine in cui gli uomini morirebbero. Yosh, si chiama. Un Paras. Paras è abbastanza inquietante perché non so se lo sapete, ma quello sulla sua schiena è un parassita. Quando si evolve, Parasect ha gli occhi completamente bianchi perché diventa, diciamo, un vegetale comandato dal fungo che diventa enorme. È leggermente inquietante. Tra l'altro, non vedo il capopalestra qui dentro. Starà forse al centro? Dai. Questo mi dice che i Pokémon di tipo coleottero sono più forti perché si evolvono a livelli bassi. Adesso ci sarebbe un bel Volcarona che potrebbe dissentire sulla cazzata che hai appena detto, perché Volcarona si evolve ad un livello altissimo. Dammi tanta esperienza. 550? La miseria. Adesso dritti al centro a battere un albero. Benissimo, quest'albero. Ah, quindi voi stavate bloccando la via e siete anche abbastanza stro. Ok, Azali. No, come si chiama? Ok, andiamo contro Bugsy. Ah, nome appropriato per un capopalestra tipo coleottero. Tra l'altro, questa difficoltà alta mi sta piacendo perché adesso sto andando, diciamo, facilmente avanti. Però più avanti sarà più competitivo perché ci saranno Pokémon evoluti e saranno più o meno allo stesso livello. Perché adesso io sono a livello 22 perché alleno soltanto il mio Lipioggia. Figuratevi se avessi allenato altra squadra. Adesso sarei a livello 16 contro il Pokémon. Contro Pokémon al 21. Molto più competitivo. Taglio Furia contro un Pokémon di tipo fuoco è decisamente la mossa giusta. Oddio, no. Adesso inizia a fare super pozione se non lo uccido subito. Ok, siamo ritornati nell'inferno della pozione massima. Ecco, ovviamente recupera tutta la vita. Diciamo che andrà avanti fino a quando non lo scotto. Beh, che culo, cioè. Ma sbaglio, si stanno invertendo le parti negli ultimi episodi. All'inizio era sempre io ricevo brutti colpi, mancavo sempre. Adesso scotto, faccio brutti colpi e
Oh mio Dio, ma ce l'aveva bendata. Rivolto il suo sguardo verso di me. Livello 23. Ah. Wow, sei spettacolare, sei un esperto di Pokémon. La mia ricerca non è completa. Ok, hai vinto, prendi questa medaglia. 1600, 1600 soldi che spenderemo tutti quanti per repellenti. Sto diventando pazzo. Basta, Rattata e Zubat in giro. Ok, possiamo allenare Pokémon fino al livello 30, se li scambiamo e ci dà le metti 49, che sarà forse inutile, forse no. Taglio Furia. Abbastanza scrausa come mossa, dai, diciamo. Quest'albero si gira verso di noi. Cioè, sembra tipo un flipper, no? Se ci fosse una pallina qui. Ok, cazzata a parte, andiamo avanti. Sì, usciamo. Di corsa verso il vecchiaccio. No, dai, no, vecchiaccio, è bravo. Basta che me le fate. Cioè, non discrimino qualcuno per la sua età. Dai. Ah, chi sei, mister? Fare qualche palla. Ti ho dato già le gicocche. Basta, dammi le gicocche. Slowpoke, che carino. Ah, la squadra sta ricrescendo e non gli è mai stata tagliata. Tra l'altro, gli Slowpoke. Beh, gli Slowpoke ha senso che gli decresca la coda perché sono Pokémon, gli Shellder mordono sempre la coda, quindi dovrebbe ricrescere. Sarebbe un problema se gli Shellder mordessero qualcosa che non sia la coda. Avete capito? Avete capito? La Nurball? Ah, quella tipo Retable. Adesso strumenti base. Peschiamo un. No, un Goldin. Voglio uno Slowpoke. Dai. Finiamo questo episodio catturando uno Slowpoke. Abba, è Magikarp. Tra l'altro, il Magikarp selvatico ha attaccato. Ma cosa vuoi attaccare se hai solo Splash? Comunque, curando i Pokémon al centro Pokémon, vi saluto e vi ricordo che se questo video è uscito il 20, cioè se sono riuscito a fare bene la programmazione, buona Pasqua, ricordatevi di non mangiare Marip e se non sono riuscito a metterlo dovrebbe uscire intorno ai primi di maggio. Tra l'altro io adesso chiudo il video con la perfetta visione del culo dello Slowpoke. Io sono Mist, iscrivetevi, cosa che non ho detto negli ultimi video, iscrivetevi tanti e ci vediamo ad un prossimo video.